La festa della Toscana, le riforme da Pietro Leopoldo sino alla Toscana moderna, l'importanza di ricordare la Mezzadria anche per i giovani di oggi, non soltanto per guardare al passato. Ma la Mezzadria fa parte di una delle tante riforme leopoldine, o non solo, che è quello che porta alla modernizzazione di questa parte d'Italia. E le riforme di Pietro Leopoldo sono importanti per questo. La Mezzadria poi ha caratterizzato la storia e la cultura del nostro territorio fino a pochi anni fa, fino a pochi decenni fa, perché se vi ricordiamo la Mezzadria è stata abolita ufficialmente a metà degli anni 70, ma fino agli anni 70 è vissuta e ha caratterizzato lo sviluppo di della nostra realtà toscana, delle Marche, dell'Umbria. La cultura poi delle piccole e medie imprese manifatturiere si riallaccia un po' all'economia della famiglia mezzadrile, in cui tutta la famiglia faceva qualcosa dal punto di vista economico ed ognuno aveva un ruolo nell'economia della famiglia. Mario Spiganti, per una festa particolare, quella della Toscana, protagonista la Mezzadria. Questa è una serata di festa legata a un nome che è Festa della Toscana. Si parla della Mezzadria perché dall'epoca di Leopoldo, che viene ricordata anche stasera e non solo di passaggio, ci sono state delle novità che hanno inciso nella storia della Mezzadria in Toscana. Sarà interessante ripercorrere alcuni temi che in qualche modo appartengono a una cultura, ecco, questo è il dato. Quindi ci sono riflessioni, ci sono punti di vista sindacali, ci sono memorie culturali di anziani molto importanti, ci sono schegge legate a famiglie degli anni 30 in cui il cinema familiare ha prodotto degli straordinari documenti di un'epoca in cui era centrale il rapporto con i contadini e con la Mezzadria. Dire Mezzadria è una affermazione generica. I Mezzadri c'erano Mezzadri non ricchi, ma che potevano mangiare, cioè quelli che avevano l'autosufficienza, perché allora non c'era il problema di l'autosufficienza del potere, cioè il grano che gli bastava tutto l'anno, il vino che gli bastava tutto l'anno, l'olio che gli bastava tutto l'anno, e questi stavano bene. E c'erano invece quelli che il potere gli dava da mangiare per metà anno, e questi erano degli affamati, avevano una miseria enorme, quindi si arrangiavano con lavori supplementari che erano soprattutto orientati verso la legna, insomma, vendere la legna, le fascine, il sottobosco, tutte queste faccende qua, i funghi, la raccolta delle coccole, che adesso c'è tocchio di ginepro d'ammazzo, ma allora era una fonte di vita per tante persone, no? Coccole di ginepro che si battevano con l'acciugino, eccetera. C'era chi stava bene e chi stava male, poi quelli di montagna stavano più male, stavano peggio, quelli di pianura, poi c'erano le famiglie immense, come quelle della Valdichiana. 25-30 persone, una famiglia che convivevano i biscugini addirittura. Se vai alla tunnola di Frassineto di Fontarronco c'erano delle famiglie anche di 40 persone. Era praticamente una tribù, un esempio, con un capo autoritario che non lavorava ma comandava e basta, faceva mercati, girava, si informava della situazione, tutti quegli altri nuclei familiari subordinati a vari lavori, quindi era una famiglia patriarcale tremenda. Avete abbinato insieme naturalmente a frammenti del cinema familiare e non in pratica anche delle video interviste, sì. Ma poi avremo anche dei personaggi qui direttamente al Fulgor che parleranno pure. I personaggi che parleranno, sì, avremo Giovanna Daneusi, che è titolare, oltre che una ricercatrice approfondita di queste tematiche, è titolare del Museo Casarossi, collegato in modo organico all'Ecomuseo del Casentino. E poi avremo Giovanni Contini, uno storico, presidente della Società Italiana Storia Orale, che ha scritto molto sulla Mezzadria e che ha anche delle cose molto interessanti da dire legate anche al cinema familiare, che racconta anche
della sua famiglia, quindi siamo negli anni 30. Lui è anche in questo momento presidente dell'Associazione Italiana Storia Orale, ha una competenza molto precisa e puntuale proprio nel settore dell'intervista e dell'uso dell'oralità, soprattutto dello studio delle fonti orali, dell'oralità come contributo importante, perché è una fonte fondamentale anche per la storia contemporanea, questo è per la ricerca storica. E allora eccoci con il professor Giovanni Contini Bonacossi, anche con le immagini che vedremo che sono legate alla sua famiglia, ma legate anche alla mezzadria, ai proprietari e poi naturalmente ai contadini. Poi tra l'altro, parlando di mezzadria e di contadini, devo dire che se si prescinde dalle fonti orali, tutto sommato ci rimangono in mano documenti abbastanza poveri, perché abbiamo appunto i libri di fattoria, i libretti colonici, ma insomma dove sono più o meno... Sono un po' come delle liste della spesa dove ci sono, ma no, in realtà questo è un mondo che è stato ricchissimo da un punto di vista culturale, economico, imprenditoriale, politico nell'ultima fase, quindi è non ha lasciato grandi tracce di sé nella scrittura, quindi le fonti orali sono veramente fondamentali, sono state, perché ormai trovare dei mezzadri, si trova quelli che erano bambini durante il periodo della mezzadria, ma insomma le fonti orali sono assolutamente importantissime. Tra l'altro poi le fonti orali permettono, oggi usiamo anche il video, permettono anche di, che so io, come si fa un innesto, no? Non si tratta semplicemente di farlo raccontare, ma si tratta di far eseguire un innesto e vedere come si fa. Oppure, non so, siccome i contadini conoscevano molto bene la terra dei loro poderi, allora loro dicono: da qui c'è la terra Biancanella, lì c'è la terra Tegolina. Dice, cos'è la terra Tegolina, la terra Biancanella? Andiamo a vedere, questa è la terra, ci viene questo e quest'altro. Cioè, non solo, poi i contadini sapevano fare migliaia di cose, intrecciavano canestri, impagliavano le seggiole, facevano... E tutte queste cose con le fonti orali le possiamo riprodurre anche in video, mentre la persona magari parla di quello che sta facendo e di tante altre cose. Io mi ricordo di questi versi. A tempo di Leopoldo un fiasco di vino costava un soldo. Ora a tempo del re Galantuomo costa 5 lire e poco buono. Questo... Poi c'era anche quella che cantava il porochino, diceva... Finché la va così mondo assassino, domani studerei l'orecchio a porto. A Leopoldo voleva dire, ci danno poco pane e meno vino e con questa legge non si va d'accordo. Noi veniamo da questo mondo, no? In fin dei conti, no? È stata la terra di tutti e tutto sommato... Non ne sappiamo niente, eh? C'è stata una cancellazione della memoria che è straordinaria. E in poco tempo, nel senso che fino a qualche anno fa, insomma negli anni 70... Si aprivano dei musei della mezzadria e tutti sapevano tutto, cioè quelli che andavano a vedere il museo sapevano tutti gli oggetti, a cosa si riferivano, Io poi mi sono reso conto che in pochissimo tempo le nuove generazioni hanno perso, ma anche magari si avevano tutti e quattro i nonni che erano mezzadri. È stato come, io credo che sia un po' dovuto anche al fatto che per una serie di ragioni la mezzadria era stata associata a una situazione di vita più ricca di quella dei contadini del sud, ma comunque infinitamente più povera della vita che si poteva fare nella città. Il contadino si sentiva molto inferiore all'operaio e quindi quando c'è stato il salto è come se si fosse un po' quasi involontariamente cancellato, è una forma di amnesia sociale. Capezzana è adesso in provincia di Prato ed era prima in provincia di Firenze, sono questi edifici che vedete, questa grande costruzione bianca, quella è la villa e poi intorno c'è un parco e le case coloniche erano moltissime tra l'altro, perché era un'azienda di 40 poderi, 52. Non è, insomma, nessuno oggi compra una fabbrica e ha un tipo di rapporto con la popolazione come quello che vedrete. Ecco, qui vedete che roba? Cioè, è proprio, sembra, c'è la banda,
ci sono tutti quelli là con i fucili, con le baionette innestate, la guerra è finita da poco, tutti i grandi saluti fascisti, giovani e vecchi, questa è la macchina dei proprietari che arriva, che era lì sotto a Fraschini, no, Mercedes, quello è il mio bisnonno che era un gigante, questo era un fattore che arriva col cavallo, però il cavallo comincia a fare delle cose strane, comincia ad andare indietro, quindi questa è la mia bisnonna, il mio bisnonno, quello bambino piccolo è mio padre, dietro ci sono mio nonno e mia nonna, e poi tutti i contadini della, non proprio della, della fattoria, ma di quelli più vicini a, alla fattoria che escono. Ho la mia mamma che veniva fuori dalla mezzadria e il mio babbo che veniva fuori da lavoretti manuali, poi il falegname, poi siamo tutti naturalmente nati negli anni 30, quindi questa più o meno è la loro storia. Si racconta una vita difficile, sì, perché si racconta di quando ci si alzava la mattina, di quando si andava a governare le bestie, sì, di quando si innaffiava col ciuchino che girava tutto, e si racconta un'altra cosa, che si mangiava però. Sì, infatti, nonostante che si dividesse, ma si mangiava. Infatti una caratteristica del, del mondo mezzadrile nel panorama più complessivo del, dei contadini è che i mezzadri mangiavano. Mangiavano anche quando gli, i cittadini non mangiavano, perché durante la guerra la gente andava in campagna a cercare, e i contadini si, si sono un po' arricchiti su questa cosa, sul mercato nero in quel periodo lì, no? Certo. E comunque il contadino ha sempre mangiato. Io per esempio una cosa che sarebbe da... che si è perduta come immagine, cos'era l'orto, un orto mezzadrile? Era una roba incredibile, era una cosa che sembrava immenso. Se uno torna nello stesso posto dove ha visto 30-40 anni fa un orto, si rende conto che il tutto avveniva in uno spazio pochi metri quadri, ma erano, perché poi l'orto era rigoglioso ed era ridondante, no? C'erano troppe cose, perché tanto quello che non si mangia si dà ai polli, si dà ai maiali, si dà qui, e quindi c'era questa ricchezza di produzione di queste cose vegetali che oggi sono, sarebbero considerate una cosa chilometro zero, zerissimo, cioè proprio si esce di casa e c'è questa ben di Dio, no? E quindi il contadino mangiava le cose dell'orto, mangiava i polli, meno, molto di più i conigli, poi c'era anche tutta un'attività venatoria più o meno consentita, ma insomma c'era anche questa qui, per cui insomma il contadino di fatto, i bambini contadini si mangiavano gli porcospini, li mettevano nella terra cotta, li facevano, oppure li buttavano nell'acqua bollente, pigliavano le uova, gli uccellini dai nidi eccetera, e il lesso si mangiava, la carne comprata era poca, però la carne non comprata era abbastanza, insomma. Se si fa il paragone anche semplicemente con gli operai di città fino alla Seconda Guerra Mondiale, no? Cioè, che magari poi cominciano le mense, allora l'operaio quando lavora mangia meglio di quanto mangia a casa. Ecco, qui è interessante perché ci sono mio bisnonno, mio nonno e i Capoccia, e io ho sempre avuto l'impressione che fossero molto più a loro agio i Capoccia dei miei parenti, per i quali questo mondo era un mondo un po' nuovo, no? Cioè, questo è mio nonno, vedete che non sa come stare, mette la mano quel signore davanti qui, che si volta verso, guarda in camera adesso. Adesso invece parte una specie di frenesia con sguainamento di sciabole, anche abbastanza pericoloso, con moschetti, cioè bisogna considerare che la guerra appunto è finita da pochi anni. Guardando la mezzadria di ieri, guardando Leopoldo, che naturalmente ci aiuta in questo caso a crescere, no? Perché sembrerebbe una cosa poco vissuta la mezzadria, ma in realtà è stato veramente un cambiamento forte, questa dimenticanza, ma oggi in una società in cui si sta ricercando anche dei valori che non sono quelli della mezzadria, ma i valori della terra sì, in questo caso. Che cosa ci può insegnare, ristudiando, riguardando e riscoprendo queste cose anche trasmesse oralmente?
tantissime cose, tantissime. Meno male abbiamo fatto le interviste, francamente, perché altrimenti, ne parlavamo prima con una signora, tutti questi giovani che tornano a coltivare, no? Che decidono anche in modo un po' ideologico, ma insomma, di andare in campagna, di mettersi. Ma in realtà non ci si improvvisa contadini, si fanno degli errori terrificanti. Cioè, quindi in realtà forse sarebbe da organizzare anche in realtà dei corsi fatti da, non soltanto da contadini, ma anche da agronomi che conoscono un po' le cose, cioè evitare, che so io, di piantare i semi dell'insalata quando poi l'insalata viene tutta bruciata dal gelo e così via. Cioè, c'è tutta una, sapere che terreni, i terreni cosa supportano, no? Questo terreno è meglio per l'olivo, quest'altro è meglio per la vite. Per esempio, non si piantano gli agrumi. Io mi aspetto che torni a succedere quello che successe quando andavano via i mezzadri negli anni 50-60, arrivarono dal sud famiglie che cominciarono anche a comprare magari dei poderi e poi a piantare grandi quantità di limoni tra gli sghignazzi dei contadini locali, che poi sono tutti seccati quel primo gelo invernale. Quindi in realtà garantire questa contiguità, questa continuità di informazione sarebbe molto importante. I nostri archivi audiovisivi da questo punto di vista potranno svolgere un buon lavoro, ecco. Tutta questa parte qui, questo era tutto un lago, però in quel periodo quando Pietro Leopoldo subentrò la gestione lorenese di Lorena, Asburgo Lorena, subentrò alla casa Medici, ai Medici, che si erano stinte, e praticamente trovarono una condizione deprechevole, situazione della vita dei contadini. Le case non erano malzane, abbiamo citato, questa era una palude, erano malzane, e per cui investirono notevole risorse nella edificazione di nuove strutture aziendali del potere, i fabbricati del potere, di bellissime, tipiche, una tipologia architettonica molto importante, e praticamente migliorò notevolmente le condizioni dei contadini. Basta leggere, siccome Pietro Leopoldo era uno che scriveva tutto, teneva le memorie di quello che faceva, basta leggere le memorie di Pietro Leopoldo per rendersi conto di come erano le condizioni dei contadini prima dei grandi interventi di natura edilizia. La casa era monofamiliare, ci sono delle case in funzione delle estensioni anche bifamiliare, perché una attaccata all'altra via lungo a Fuiano, nella zona lungo la strada alla via del Duca. Poi ci sono molto belle, caratterizzate dal fatto che si vede un fabbricato con due colombaie, sono lungo la strada regionale che da Arezzo porta a Fuiano. Quali tipi di cultura venivano fatti? Soprattutto cereaicola. Le strade erano contornate dai filari di gelso per l'attività dei pachi da seta. Fu un intervento di carattere integrale. Si bonificarono i terreni, si misero a cultura, si suddivisero in vari appezzamenti poderi e furono dotati di una viabilità interna e esterna, poderale e interpoderale, di grosse dimensioni. Poi se ne vede le tracce. Un elemento caratteristico furono le case le cosiddette leopoldine, cioè le case rurali della bonifica. Ogni podere era dotato di un fabbricato nel quale c'era
quartiere dove stavano le famiglie coloniche, che non è 4-5 persone, si tratta dai 14 ai 25 persone. E durante il periodo lorenese, ecco per cui si chiamano Carapace Leopoldine, presero una caratteristica particolare che si vede laggiù anche da, così da lontano. Il fabbricato era dominato da una colombaia, davanti lo vedremo il fabbricato rurale lì, quello cosiddetto Casa della Bonifica, era dotato di un porticato e una loggetta. Il porticato giù a piano terra che metteva direttamente nella stalla e era dotato di un arco mediamente, un fornice, mentre la parte superiore, la loggetta, poteva essere uno, due arcate e anche tre. Questo aveva il contratto vigente, che era il contratto della mezzeria. Questi erano ricchi rispetto a quelli della montagna, ai piccoli proprietari della montagna, anche ai mezzari appartenuti, cioè della collina. E adesso scopriamo la nostra mezzadria in casa nostra, perché abbiamo parlato naturalmente di mezzadria in generale, di mezzadria tramandata oralmente, perché abbiamo perso se no tantissime fonti, ma il nostro Casentino, per il nostro Casentino la mezzadria è stata importante. È stata importante e soprattutto veniva portata avanti, insomma, nel caso per esempio della zona dove abito io, Valle dell'Archiano, dai monaci camaldolesi, perché era una sicurezza, si tramandavano certe tecniche che però servivano anche ad altri proprietari più piccoli magari. È stata importante perché era l'unica maniera per vivere in questi territori, facendo le varie attività nel corso dell'anno e per avere un introito. Nell'inverno si facevano i lavori di bosco, poi d'estate invece si facevano i lavori più di coltivazione, eccetera, l'allevamento degli animali nelle zone dove c'era poco terreno, e quindi era importante per portare avanti una famiglia. Però io ho vissuto proprio la fine, la mezzadria e la fine della mezzadria. Sono entrata in una famiglia mezzadrile e io la mezzadria la conoscevo dai libri di testo, non l'avevo vissuta nella mia famiglia, e quindi ho vissuto la fine e poi diventando coltivatori diretti, mio marito, praticamente da proprietario diventando coltivatori diretti, ho rivisto quelle persone che prima erano mezzadri, che venivano magari con le macchine da battere e mi dicevano: era meglio, si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, presi da un mondo che ormai che era nuovo per loro, ma che aveva un ritmo molto più veloce ormai, loro riconoscevano nella fine nella mezzadria un senso, come posso dire, temporale diverso, cioè il ritmo delle stagioni. Mentre nel sistema di lavoro, conto terzo, eccetera, che era sempre fatto nei campi, vedevano e rincorrere perché gli scadeva la cambiale, perché dovevano comprare la macchina da battere nuova. Cioè un ritmo di vita che non era più regolato dalle stagioni, ma invece dalle banche, dai pagamenti incombenti. E allora dicevano: si stava meglio quando si stava peggio. Cioè magari riconoscevano che avevano la casa col bagno, le abitazioni erano diverse perché le avevano costruite in proprio, eccetera, però era una corsa continua per sopravvivere, mentre la vita che facevano da mezzadri, per quanto più semplice, era più legata a dei ritmi che ti davano una forma di serenità. E poi in fondo il mezzadro è sempre stato un piccolo imprenditore. Per esempio nella zona di Bibbiena, di Soci, i mezzari sono diventati tutti artigiani, piccoli artigiani, alcuni hanno fatto fortuna impiantando delle imprese, lavorando il ferro, oppure da principio con la tessitura, perché il mezzadro doveva organizzare stagione dopo stagione, mese dopo mese, i vari lavori, e li organizzava col padrone. Poi è vero che nei libri negli anni 60 e 70 si è criticato molto la mezzadria, ma in realtà per avere un mezzadro bravo, buono, che ti rendeva, il padrone lo doveva ascoltare, perché era il mezzadro che conosceva i terreni, sapeva dove veniva meglio una certa coltivazione, e quindi ci doveva essere un rapporto tra mezzadro e proprietario che per rendere veramente proficuo quel podere, insomma, bisognava ci fosse un accordo, insomma, e questo bisogna considerarlo. Non vediamo la mezzadria come il padrone medievale che sta addosso. Se volevi ottenere da quel podere dovevi andare d'accordo col mezzadro, perché se c'era uno scontro il rapporto era rovinato, e
Quindi voglio dire, è stato un passaggio che è necessario, perché dopo 700 anni di mezzadria evidentemente qualcosa cambiava, si industrializzavano certi tipi di lavoro e anche l'agricoltura andava industrializzata. Però ora a questo punto, pur con queste leggi europee, c'è da chiedersi, ma questi ragazzi che si buttano nella mezzadria senza conoscere i venti, senza conoscere i terreni, hanno degli aiuti economici, ma riusciranno veramente? Perché io sono 53 anni che conosco la mezzadria e vedevo che mio marito guardava le nuvole sull'Appennino e sapeva che il giorno dopo poteva fare certi trattamenti, guardava se pioveva, le previsioni del tempo, perché se pioveva non poteva fare questi trattamenti perché sennò avrebbe buttato i soldi nell'Archiano, perché se pioveva sopra c'è. E quindi voglio dire, questi giovani riusciranno veramente, quanti di questi giovani riusciranno a portare avanti questo progetto? Io me lo domando, perché per avere un buon coltivatore ci vuole una generazione. Non è facile, non bastano i soldi per cominciare, che già è molto importante, ma ci vuole un lavoro continuo, giorno dopo giorno, cioè sono le piccoli lavori che portano poi in fondo un ricavo buono, diciamo, che ti fa sopravvivere. Il mezzadro che stava 200 anni in un podere, conosceva tutto, aveva i suoi alberi da frutto, e lui diceva che erano i suoi, infatti, anche se sapeva che erano del padrone, però piantava l'albicocco, piantava il pesco, piantava il pero, il melo, i vari tipi di mela, c'era un ciclo annuale di produzione che poi serviva in parte anche soltanto alla sua famiglia, perché le grandi quello dei campi si divideva col padrone, ma quello che si faceva intorno a casa era del mezzadro in fondo, e il mezzadro bravo era quello che riusciva a diversificare e a poter avere tutto quello che serviva per la famiglia. Quindi in fondo il mezzadro bravo era una persona intelligente che sapeva regolarsi e sapeva programmare. Prendiamo spunto da quello che ci ha detto Giovanna Daneusic e quella che ha detto naturalmente il professor Contini, perché tutti e due, avete capito, sono arrivati all'ultima riflessione, a quella dei giovani. Pensateci. Quando sapevano che fare, si mettevano a leggere. Il mio babbo, che era a lavorare in Sardegna, vicino a Cagliari, aveva l'Orlando Furioso, che io poi ho studiato quello che l'aveva lui. E si è perso qualche pagina, ha perso una capanna. E lo leggeva. Quando gli inglesi venivano a bombardare il porto di Cagliari, buttavano dei bengala. Alla luce dei bengala, dentro la capanna, leggeva l'Orlando Furioso, per dire. La storia della nostra regione è una storia che si radica nella modernità, cioè nel passaggio, diciamo così, da un insieme di retaggi di natura medievale, seppure in epoca moderna, ad una civiltà che diventa moderna a pieno titolo. E lo diventa sia sul piano del diritto, sia sul piano, diciamo così, della gestione sociale, quindi della gestione dei possedimenti terrieri, dell'agricoltura, delle attività. È una storia che paradossalmente sta proprio dietro le nostre spalle e oggi, diciamo così, richiama la sua assoluta attualità, perché ad esempio se penso agli atti di terrorismo, alla barbarie che ci viene offerta, ecco, mi viene da correlare questo pensiero con quella modernità che Pietro Leopoldo ha in qualche misura imposto nel nostro territorio, superando quello che era uno stato di natura sul piano dei costumi giuridici barbarico e altrettanto primitivo sul piano dei costumi sociali.